Per ordine dell'imperatore Caio Giulio Cesare Augusto e del governatore Publio Sulpicio Quirino, tutti i cittadini della provincia di Giudea dovranno recarsi nella loro città di origine per farsi censire. Torna anche quest'anno il bellissimo presepe vivente nel borgo di Oliveto, comune di Civitella in Val di Chiana. Nelle strade del piccolo paese saranno ricostruiti i vecchi mestieri e la natività all'interno della chiesa principale. Chiesa che nell'estate del 2022 venne interessata da un crollo e adesso è stata interamente ristrutturata. La sua inaugurazione ufficiale ci sarà proprio in occasione della seconda uscita del presepe vivente il 26 dicembre. La prima è in calendario per domenica 17 dalle 15:30 in poi. Ad accogliere i visitatori ci saranno come sempre i centurioni romani, poi una serie di postazioni che ripercorrono i mestieri e la storia dell'epoca. Quest'anno gli organizzatori hanno deciso di riproporre tra le varie rappresentazioni anche i lebbrosi e ci sono nuove postazioni. Tante le famiglie e i cittadini che come volontari si sono spesi per l'organizzazione, rivedendo anche i costumi. Per il 17 dicembre sarà presente anche una piccola nuova banda della parrocchia con il coro dei bambini. Il 26 invece saranno gli sbandati di Ciggiano dagli etari visitatori e il coro dei bambini, ancora una volta. Per il giorno di Santo Stefano è anche prevista la visita, come lo scorso anno, del vescovo Andrea Migliavacca, che per l'occasione benedirà la nuova chiesa di Oliveto. Una comunità, insomma, che si ritrova e si riunisce ogni anno attorno al Santo Natale. Tra le informazioni da ricordare per tutti i visitatori, quelle riguardanti il traffico. Presso la sede della polisportiva Albergo Oliveto sarà disponibile una navetta per raggiungere il borgo, mentre per coloro che lo raggiungeranno in auto c'è da ricordare che si potrà salire o scendere dal borgo solo in due strade che saranno a senso unico. Si sale a senso unico da via del Chiesino e si scende sempre a senso unico da via Vierucci.